qual è l'importanza di questo evento oggi qui? Ma l'importanza di questo evento è la possibilità che l'amministrazione capitolina ha dato a una struttura importante come l'Università LUMSA, a un'associazione importante come Buona Cultura, di organizzare una riflessione su un personaggio straordinario e di farlo qui in questa sede. Per noi è un grande onore e gli ospiti che oggi sono qui rappresentano per noi un onore altrettanto grande, e quindi penso che sia una buona iniziativa sulla scorta della quale fare una riflessione, anche perché si avvicina il secondo anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Papa Bergoglio, e quindi può essere trarre un primo bilancio. Poi i tempi della Chiesa sono molto più lunghi dei tempi degli uomini, quindi 2 anni sembrano tanti ma sono pochi, eppure già c'è molto da dire. Ultimamente a Roma e anche qui in Campidoglio si è parlato di ipotesi di zoning, di quartiere a luci rosse. Lei che cosa ne pensa? Ma io mi sono detto contrario. Devo dirle, in primo luogo io abito in quel municipio e ci abito da tanti anni, da quando ero piccolo, ed è stato sempre un municipio, un territorio che ha vissuto questo fenomeno della prostituzione su strada in modo in grande sofferenza. Poi c'è stato un fenomeno nomade, nel senso che si sono spostate nel corso degli anni queste ragazze da un luogo all'altro del municipio. Io sono dell'idea che ad oggi la proposta che ha fatto il presidente del municipio io non l'ho condivisa. E credo che bisogna inventare, studiare, applicare metodi diversi, tuttavia dobbiamo dare atto al presidente del municipio di aver posto all'attenzione una cosa importante e di averlo fatto con coraggio, e quindi questo è un pregio per un giovane amministratore come il presidente Santoro. Ecco, nel frattempo in Assemblea Capitolina continua la discussione sul patrimonio. Quali possono essere gli effetti positivi sulla città? Gli effetti positivi sulla città sono molto banali, nel senso che noi riteniamo che vendere questo pezzo di patrimonio immobiliare dell'amministrazione capitolina significa fare cassa, fare ordine e fare trasparenza. Attraverso un dibattito pubblico molto, devo dire, anche aspro in certi momenti, con l'opposizione, con parte dell'opposizione, una parte più costruttiva, una parte meno, sono venute fuori tante cose che non sapevamo noi consiglieri comunali, e questo secondo me deve metterci in condizione di riflettere bene su come la trasparenza, l'informazione debbono essere cardini fondamentali del fare amministrazione quotidiano. Tuttavia io credo che oggi approvare la delibera sulla quale stiamo lavorando significa porre fine a una serie di privilegi, significa far sì che chi negli anni passati o addirittura nei decenni passati ha utilizzato male queste sedi, o utilizzandole nel modo non idoneo, oppure non pagando gli affitti, oppure godendo di affitti di privilegio che le passate amministrazioni avevano concesso, oggi dovranno necessariamente mettersi in regola e dovranno competere in aste pubbliche con gli altri cittadini romani che vorranno acquistare questo patrimonio. E questo poi significa portare nelle casse capitoline un po' di sostanza anche per fare questo bilancio. Oggi la novità è questa, il bilancio su cui stiamo lavorando come maggioranza e come giunta vuole dire questo, che noi dobbiamo, in una fase di crisi di una città e di un paese, di un'economia e di una finanza, le amministrazioni locali debbono tornare ad occuparsi della loro mission principale, delle loro mission principali, e forse gestire assicurazioni o gestire farmacie o gestire patrimoni immobiliari non rientra nella mission di un'amministrazione, di un comune. Dovremmo dedicarci alle cose più serie. Per fare questo servono risorse, e quindi questa delibera può aiutarci ad ottenere i 2 risultati.